Dean Ambrose, una delle superstar più amate degli ultimi tempi, che ha deciso di separarsi dalla WWE lasciando anche un po' di amaro in bocca nei fan. Dean Ambrose, cosa l'ha un po' zavorrato, tra virgolette, in questi anni? Cosa gli ha impedito forse di esprimersi come molti sognavano e pensavano che potesse arrivare a fare? Il fatto che probabilmente è sempre stato identificato come il numero 3 dello Shield, non è mai riuscito a separarsi da questa etichetta. Roman Reigns, Seth Rollins, i due uomini di punta, lui quello un po' bizzarro, quello un po' folle, la scheggia impazzita, appunto, magari capace di grandi exploit, ma che al momento della verità faticava a concretizzare. È stato anche campione WWE, ma forse il suo regno è stato anche un po' la sua condanna, perché nel momento in cui ha dovuto fare il passaggio successivo, il salto in alto, ha dovuto salire di un gradino, è mancato, non è riuscito a scatenare quel tipo di interesse dei fan che probabilmente anche la federazione si aspettava. Quindi cosa ci ricorderemo di lui? Secondo me ci ricorderemo alcuni segmenti divertenti, alcune situazioni sopra le righe, mi viene in mente la faida con Chris Jericho, piuttosto che la rivalità con Seth Rollins, soprattutto nella prima fase, quando lui faceva la parte del buono e Seth Rollins quella del cattivo, o la preparazione al match contro Brock Lesnar a WrestleMania, dove fu protagonista di una serie di segmenti anche abbastanza folli con Mick Foley, Terry Funk, che lo eleggevano un po' a loro erede per quella frangia di wrestling più estremo, più folle. Solo che poi anche lì, al momento di concretizzare nel match con Brock Lesnar a WrestleMania, fu una grande delusione, non tanto per la sconfitta che era ampiamente prevedibile, ma perché non fece nulla di tutto quello che aveva promesso, tra virgolette. Ovviamente non è tutta colpa sua, però se penso a Dean Ambrose, penso a tanti momenti divertenti, ma anche a un potenziale che forse non è stato espresso fino in fondo.